sono 9 metri quadri di stent gratuiti. Ricordatevi la parola gratuito, va bene? 9 metri quadri di stent, non si era visto mai prima, per, ripeto, andare 4 giorni in fiera a Lavana. I settori sono questi qua: edilizia, attrezzature, oreca, arredamento, macchine, impianti, telecomunicazioni, ambiente, agroalimentare, manco a dirlo, abbigliamento, articoli per la casa e la persona, la cosmetica. Per cui segnate tutto, fino al 1° luglio vi potete candidare, potete far candidare le vostre aziende per questa fiera, ripeto, 9 metri quadri gratuiti. Ok? Quindi questo è l'altro dato che vi volevo dare oggi, dal 14 al 18 novembre del 2022 a Lavana. Non pensate soltanto ai sigari, ovviamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaetano. Bene, ci ha fatto pensare che i prossimi appuntamenti business li facciamo in novembre, li possiamo fare i padroncini corti in un posto con molto bel mare. Ah, sì. Mi piace l'idea. Direi che, vista questa opportunità, questa apertura al mercato, come ci è stata mostrata, e alle opportunità, c'è fame di praticamente tutto, mi sembra di capire, dalle costruzioni all'arredamento, all'alimentare, ai macchinari. Quindi è un paese che ha bisogno di portare tantissime cose e riattivare anche il movimento di persone, di merci e di persone, soprattutto turisti. Quindi ci sono grandi opportunità. Dopo ne potremo parlare con le domande che porrete nel sondaggio, che come ricordo potete vedere nella chat, il link. E ovviamente potete porre domande anche nella chat in modo tale da poter affrontare il tema nella fase di Q&A, la fase di question and answer, che è l'approfondimento sui temi di giornata. Giovanni, cosa dice il sondaggio? Cosa ci puoi dire? Okay, grazie ancora a Venere Gaetano per anche i salti mortali degli ultimi giorni per organizzare questo Digital Talk. Grazie mille davvero di tutto cuore. Anche se essere qui a partecipare, come dicevo prima con Venere, mi ha tolto un giorno dal mare, ma va bene lo stesso. Sono molto contento di essere qui con voi. No, allora, diamo un'occhiata ai primi risultati del sondaggio, che poi oggi, come appunto dicevi tu Marco, era anche un po' investe quiz. Ogni tanto quando ci sono i country presentation mi piace vedere, insomma, mettere qualche domanda, un po' di quiz. Chi non avesse ancora votato, perché effettivamente insomma, tra i partecipanti ci sono diversi che non hanno ancora votato, quindi lo potete fare, trovate il link a questo sondaggio su Google Drive e nella chat, quindi fatelo pure, così vedrete che poi i risultati si aggiornano man mano che iniziate anche le vostre risposte. Abbiamo dei nuovi partecipanti, siamo sempre contenti, è bello vedere che tantissimi, quasi tutti, hanno già avuto modalità di suggerire dati. Continuate a promuoverlo, così continueremo ad andare avanti con questi nostri appuntamenti. Siamo soprattutto consulenti che operano in ambito internazionalizzazione residenti in Italia, ne abbiamo anche insomma, un buon numero residenti all'estero, poi un rappresentante delle imprese e un rappresentante delle associazioni professionisti. Quanto conosciamo questi mercati, almeno diciamo come avendoli visitati per lavoro, la maggioranza non ha visitato nessuno dei due, c'è chi ha visitato solo Romania e due fortunati che li hanno visitati entrambi, fortunati, preparati e completi. Bene, allora, prima domanda proprio insomma, su come noi appunto vediamo anche questi mercati, e c'era questa domanda visto che ha messo un po' di difficoltà. E vi avevo chiesto qual è, secondo voi, il principale punto in comune tra questi due mercati, così lontani geograficamente. Abbiamo sentito con tanti punti, diciamo, che li evidenziano non necessariamente così vicini, però qualcuno effettivamente qualcosa ha trovato. Allora, c'è chi è stato un po' più generalista, che si è legato più alla storia, che comunque ha contraddistinto gli ultimi decenni per questi paesi, e chi proprio dice non lo saprei, quindi dicevo per quello vi abbiamo messo un po' in difficoltà. Quindi c'è chi fa riferimento alle potenzialità da meglio sfruttare anche proprio da giacimenti naturali o comunque diciamo dalla natura, quanto offre la natura. Come dicevo prima, c'è chi parla di ecocomunismo e futuro interessante, quindi c'è chi guarda anche in avanti al futuro. Socialismo, la gentilezza del popolo. Questa è un'altra cosa insomma, che va anche più sull'intangibile o sull'immateriale.
Non so, non saprei, meno conosciute, quindi con meno concorrenza per chi si muove bene. Anche questo è un punto di vista, diciamo, opportunistico. Tipo, c'è meno concorrenza andare lì, proviamoci. Uno dice: non riesco a fare paragone perché non ho visitato Cuba. Risorse ancora a basso costo. Questo può essere un altro elemento che ci ha toccato un po' da entrambi. Attenti all'Italia. Io interpreto che entrambi questi due mercati sono attenti all'Italia. La politica comunista, il retaggio socialista, l'essere stati due paesi comunisti, rapporti favorevoli con l'Italia. Venera e Gaetano, vi ritrovate in queste cose qui? Cos'altro voi due potreste aggiungere come Io ho punto di... dato già la risposta su ex paese socialista della Romania e ancora al presente il Cuba che è ancora socialista. E sicuramente un po' di mentalità rimane, anche in Romania ci sono delle reminiscenze. Io che ho vissuto per 21 anni, 20 anni il comunismo, delle reminiscenze li sento ancora, anche nel carattere, nella personalità. Siamo più cupi, meno aperti, meno audaci. Le nuove generazioni forse sono diversamente, ma siamo più attenti, più precauti, questo voglio dire. Questo parlando del carattere della mia generazione. In quanto i costi, sì, sono, come abbiamo visto, i salari molto bassi. I prezzi non vi aspettate che ci sono sempre bassi. La Coca-Cola costa quanto qui, il latte Parmalat quanto qui, perché il Parmalat esiste in Romania. Romania da questo punto di vista è riuscita dopo la caduta di Ceausescu di accogliere tanti investimenti stranieri, hanno messo in atto tanti programmi per attirarli. Con riduzione di tasse o annullamento di tasse addirittura per quelle produttive. E così sono in tanti e hanno aperto sul territorio rumeno le proprie fabbriche. Tu Gaetano, Allora, concordi con quello che abbiamo letto? sì, no, io concordo perché in realtà un po' di tutto quello che c'è è riscontrabile anche in Cuba. Se vogliamo dare un'altra chiave di lettura, ricordiamoci che quello è un paese comunque caraibico, è un paese dove storicamente tutti i paesi dove c'è tanto turismo hanno comunque una mentalità aperta, al di là della loro storia politica e anche dei regimi politici che li hanno che si sono avvicendati nel corso degli anni. Storicamente un paese che è molto aperto al turismo ha una mentalità proprio dal punto di vista dell'approccio allo straniero completamente diversa. E questo io l'ho riscontrato anche perché, insomma, viaggiando e andando soprattutto ripeto, anche lavorando nel settore Horeca, la riscontriamo a prescindere. Quindi l'influenza politica la si trova più che altro legata al concetto dell'embargo. Ecco perché qui trovate una popolazione oppressa. Una popolazione oppressa che ha tante risorse, ma non le può assolutamente sviluppare. Sono queste le cose che si toccano, ecco, con mano a pelle, va bene, quando voi andate in quel paese. Detto questo, un po' tutto quello che è stato scritto io lo riconosco, anche perché sono osservazioni sostanzialmente logiche, proprio perché chi opera nel nostro settore queste cose le va a subodorare immediatamente, insomma, anche i rischi politici, piuttosto che il costo della vita, il PIL pro capite, la capacità di spesa del consumatore, il buyer persona chi è, insomma, tutte cose che noi un po' più o meno, presto o tardi, andiamo a toccare, per cui le risposte le condivido più o meno tutte. Ottimo, 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 bene. Torniamo sempre al sondaggio e c'è una domanda, adesso facciamo un ottimo focus sulla Romania. C'era questa domanda: qual è secondo te il settore merceologico italiano che ha più chance in Romania? Tra l'altro questa è la domanda del sondaggio e poi qualcuno ha proprio chiesto nelle domande che sono state scritte sotto di cercare di evidenziare proprio quelle che sono le più, cioè al di là delle nostre
scusate, le nostre idee, quelle che effettivamente, anche appunto per un esperto come Venera, sono le top 3, per dire, no? Allora, leggiamo qui, Venera, dici tu quale secondo te proprio vanno assolutamente sottolineate. Allora, abbiamo meccanizzazione agricola, fashion, agroalimentare, turismo e infrastrutture, moda, non saprei, alimentare, manifattura, food, attrezzature e impianti, metallurgico, macchinari, meccanico, food, macchinari industriali. Allora, adesso provo io a vedere se proviamo, se raccogliamo, c'è sicuramente food, sicuramente ha avuto un po' di macchinari, meccanica, manifattura, se forse stanno un po' insieme, c'è una nomination per il fashion, una nomination per il turismo, una per le infrastrutture. Tu come la vedi? Adesso qualcosa ci hai già detto prima, ma se devi adesso dire la top 3, i primi tre settori proprio che hanno più chance in Romania per l'Italia, quali sono? Ti devo aprire il microfono forse, eccolo qua. Ok. Ok, grazie. Sicuramente i macchinari agricoli, sicuramente, visto i punti deboli, la richiesta urgente di ammodernare un po' l'agricoltura. Il settore agroalimentare è sempre appetibile. L'infrastruttura in tutto il paese è più che urgente. Più che urgente, anche se voi andrete a Bucarest, per esempio, le strade sono migliori di quelle di Palermo. E i parchi che troverete lì, qui a Palermo, non esistono. Addirittura a Bucarest troverete laghi artificiali, tantissimi, in tutta la capitale, parchi per divertimento, con attrezzature per fare sala attrezzi, diciamo, altalena. Una città molto all'avanguardia, molto moderna e molto pulita. Allontanandosi dalla città, tutte le città che sono più grandicelle sono molto ordinate e molto sistemate. Le strade per arrivare a queste città, le autostrade non esistono, come vi ho detto. Sono pochi chilometri di autostrada per andare al Mar Nero o per andare tra Sibiu e Brașov, due località in montagna. Ma pochissimi chilometri che non aiutano il territorio. Secondo te, cioè, l'attenzione al mondo della rete autostradale sicuramente tu dici è una Sì, necessità. poi ho assistito ad un incontro con la Camera di Commercio italiana a Bucarest, dove erano presenti solo italiani, tanti studi di avvocatura, tanti progettisti che puntavano proprio sul ripristino del sistema sanitario rumeno in base ai fondi comunitari al PNRR rumeno. Nessuno ha citato questo, nessuno ha citato il mondo sanitario, come è possibile. E questo, non so se avete visto in televisione, si è visto poco sui telegiornali italiani, ma abbiamo avuto in Romania due incendi in due ospedali per la scarsa manutenzione e per il sistema elettrico molto arretrato, non messo a norma, dove la gente è bruciata viva dentro. Cioè, il sistema sanitario è al collasso in Romania, parliamo di quello statale. Questi sono, diciamo, punti dove un investitore italiano potrà averlo di mira senza problemi. Sì. Da tutti i punti di vista, non soltanto i dispositivi chirurgici, ma in tutto quello che riguarda la struttura, dalla costruzione ai macchinari. Da quello che dici, Venera, vedo che la Romania, dici, è un paese che ha tanto come risorse naturali e che ha grande spazio per ammodernare. Sì. La Cuba mi sembra di percepire che in realtà sia molto da costruire, quindi è uno step indietro, è tutto da tanto, tantissimo da costruire, quindi ci sono momenti diversi della propria economia. Poi un'altra cosa che mi ha stupito, vi chiedo conferma di questo o la vostra visione, è che tu nella tua presentazione, Venera, parli di imprenditori rumeni abbastanza schietti, veloci e desiderosi di poca trattativa, ma di andare subito al sodo, mi sembra di percepire. Io sono stato a Cuba, mi sembra che la tendenza, meno per quello che ho vissuto io, a Cuba sia molto più
socievole, quindi direi quasi, mi aspetto una trattativa più basata anche sull'empatia, sulla comunicazione, sullo scambio, empatica. Quindi modalità diverse di trattative, di paese, di approccio anche economico, se parliamo di far business. È vera questa cosa? Quindi c'è questo diverso approccio nei due paesi? Cosa ne pensate, Venera e Gaetano? Dico, la Romania non ha il metodo tedesco che si incontrano e firmano il contratto, no. Si conoscono, si portano a cena. Il popolo romano è molto ospitale. E dal primo incontro, la sera si va al ristorante, si va in un ristorante dove sono le tradizioni popolari della Romania. Si va ad approfondire il contatto, la relazione, ma. Se si vede subito se il cliente se ne vuole solo approfittare o vuole proprio concludere l'affare. Se viene percepito che non vuole concludere l'affare, la persona non dà troppo dal suo tempo, perché a loro piace di parlare di meno e fare di più. Sbrigativo un po', potremmo dire. Sì. Cioè, se c'è veramente interesse, si va oltre, se no è inutile perdere tempo. Ogni tanto mio fratello mi rimprovera quando scrivo, per esempio, una lettera all'avvocato che faccio troppe parole per ingresso, per entrare nell'argomento. Dice, devi scrivere e puntare, diciamo, gli argomenti. Senza, invece qui io in Italia ho imparato prima di rispettare l'interlocutore. Ecco. Eh sì, questi sono approcci anche attitudini culturali probabilmente diverse. Cosa ci dici di Cuba? Com'è l'approccio business, che forse è un settore completamente anche un po' da creare a Cuba, perché fino a poco tempo fa non c'era grande possibilità di creare business per gli stranieri a Cuba. Com'è Allora, diciamo l'atteggiamento dei cubani e come lo vedi nei confronti del business? due cose. La prima, abbiamo detto che loro vivono di turismo. In tutti i paesi dove la prima industria del paese è il turismo, troverete sempre un'attenzione al businessman piuttosto che al turista molto accentuato. Quindi questo è fuori discussione, quindi anche l'approccio sarà sempre quello. In più vi dico una cosa, li odiano però li copiano. Chi? Gli statunitensi. Se voi ragionate dal punto di vista del business, l'impostazione è molto simile all'impostazione statunitense. Voi vi dite perché? Perché storicamente che cosa succede? Succede che Miami ha un tiro di schioppo, ovviamente si creano ormai da decenni le colonie di cubani a Miami piuttosto che in quella zona là, e che fanno? Le usanze vengono ad essere inevitabilmente influenzate dalla cultura statunitense tipica di quell'area, quindi Miami e quant'altro. Area certamente ispanica, però comunque con una mentalità completamente diversa. In questo i cubani sono diversi rispetto a tutti gli altri, diciamo così, popoli, tra virgolette, del Centro America, perché questa mentalità molto, molto simile statunitense la riscontriamo un po' in generale dappertutto. Sì. Ma l'imprenditore europeo, diciamo europeo, potrebbe essere di qualunque paese che vuole entrare a Cuba, col fatto che almeno fino a un po' di tempo fa si usava la doppia valuta e il peso spagnolo, il peso cubano è stato svalutato, il dollaro cubano. Come funziona? I pagamenti come avverrebbero? Che tipo di controllo c'è da parte dello Stato? Che tipo di valuta si può fare? Come può essere garantito sulla correttezza, coerenza e anche sicurezza, se vogliamo, politica o governativa degli scambi commerciali con Cuba, perché uno dei problemi che c'era ai tempi di Castro, di quello che era il retaggio passato, era una impossibilità di scambiare merci. Adesso si aprono, ma queste merci, questi soldi, come si muovono? Dov'è la Allora, garanzia? Cioè, c'è la garanzia da parte dell'imprenditore che investe là? intanto diciamo due cose. La prima è che stiamo attenti al target, chi è? Il target non può essere certamente il consumatore che
che lavora col peso svalutato. Se tu fai business a Cuba, lo vai a fare in settori dove il tuo target si chiama diversamente. Quindi si chiama imprenditore dell'Oreca, si chiama imprenditore dell'agroalimentare. Certamente dialoghi con delle entità che sono sì controllate dallo Stato, ma che sono le prime che si organizzano dal punto di vista proprio della gestione dei pagamenti, perché quello è un punto critico storico dell'attività con Cuba. Infatti, adesso non dialoghi più soltanto con realtà e entità pubbliche, dove il pubblico sostanzialmente ti paga, utilizzando il termine italico, babbo morto, mentre dialogando col privato il problema viene un attimino smussato, anzi, necessariamente lo deve essere, perché la trattativa privata cambia lo scenario. Quando tu dialoghi col pubblico hai quel problema inevitabile che dicevi tu, ma quando tu dialoghi col privato, evidentemente si devono cambiare un pochettino anche gli aspetti della trattativa. E su questo il mondo, ovviamente, anche a Cuba sta cambiando. Detto questo, si sta organizzando attraverso istituti di credito che hanno avuto un certo tipo di hanno impostato un certo tipo di accordi con le banche cubane, e anche su questo si sta lavorando. Quindi le aziende cubane possono essere, tra virgolette, mappate e avere un rating di qualità, di affidabilità, quindi magari anche la situazione del credito in qualche caso, quindi ci sta andando in quella direzione? Certo, assolutamente. Quando tu apri o apri a 360 gradi, oppure è un movimento di facciata. È chiaro che la tempistica non la possiamo stabilire adesso, perché parliamo di una cosa che è stata praticamente introdotta da meno di un anno, quindi non possiamo noi pensare che il sistema si sia già, diciamo così, oleato, no? Dobbiamo andare a metterci mani, ci dobbiamo sporcare le mani a Cuba, no? Non so se ho passato il messaggio, ci dobbiamo andare a mettere mani. È Nel quello che momento in dicevo, cui mettiamo è mani... lì è tutto da costruire, mentre invece in Romania è da consolidare, migliorare, a Cuba è da creare quasi da zero. Beh, no, da zero dipende dal settore. Tu vuoi Chiaro. andare, chiaramente, cosa è successo? È successo che loro comunque in questi anni la gente a Cuba in vacanza ci è andata. C'è poco da fare. Quindi il settore dell'Horeca non è un'industria, tra virgolette, alle prime armi. Come nuova, certo. Però, a seguito di tra virgolette, un azzeramento del PIL, molte realtà sono sparite, sono scomparse. Sono in mano a capitale straniero. Quando si parla di problema dei pagamenti, se Cuba ha aperto all'investimento straniero, che è successo? È andato lo straniero, si è comprato l'hotel che è diventato suo. Adesso tu mi fornisci l'hotel, ma ti pago, che ne so, da Miami. Non so se hai reso l'idea. Quindi Sì. è questo il meccanismo che si sta sviluppando piano piano, ovviamente. Vedono invece i pagamenti, la sicurezza, l'affidabilità del sistema economico delle aziende, del rating delle aziende per quanto riguarda la Romania, come lo vedi? Come l'imprenditore italiano che voglia investire in Romania, quanto è garantito, quanto è sicuro, quanto può verificare la solidità delle aziende che sono i possibili partner commerciali con le aziende italiane. Aspetta che sei senza voce. Aspetta, ti do l'audio. Ok. No, aspetta, scusa, fermati un secondo, ci siamo mossi in due io e Giovanni. Ok, parla. Come già avevo spiegato, che la Romania ancora non ha la moneta euro, ma si possono effettuare pagamenti sia in altra valuta, si possono creare depositi bancari sia in euro che in dollari americani, si possono fare comodamente da casa depositi bancari. Da 15-20 anni fa, che quando, per esempio, io avevo il conto bancario italiano, non potevo fare da casa nessun deposito online. Invece lì le banche hanno sviluppato i sistemi. È vero che la Romania in questo momento come rating paese, come rischio paese, è un B3, ma i pagamenti
gli strumenti bancari sono molto più diversificati di qua. La banca mette a disposizione e incoraggia addirittura di utilizzare da parte dell'imprenditore sia la lettera di credito che i promissory note. Sono tanti tipi di pagamenti assicurati e le banche rumene con le banche estere si mettono in corrispondenza. Si va in banca, giustamente, l'imprenditore prende appuntamento con la banca e parlano su tutte le soluzioni che la banca può offrire, ma sono tantissime. Il rischio può essere colmato tramite la banca. Si paga, giustamente, si pagano gli interessi su questo servizio. Quindi comunque c'è una stabilità, un'organizzazione tale da poter essere garantiti, tutelati in qualche misura, pur essendo B3, come dici, Sì, l'imprenditore sì. può investire con fiducia sul territorio rumeno, sulle aziende rumene. Bene, io direi visto che abbiamo fatto una carrellata anche su quelle che sono le opportunità e come gestire i rapporti con le aziende nei suoi rispettivi paesi, quindi su Cuba e sulla Romania, direi che possiamo tornare a vedere cosa emerge dal sondaggio fatto. Giovanni, c'è qualche altro aspetto da valutare? Sì, volevo tornare appunto su, c'è mettere un attimo la lente di ingrandimento su Cuba di nuovo. C'era questa domanda che vi abbiamo posto: qual è secondo te l'ambito dell'economia cubana di maggior rilievo adesso? E vi abbiamo proposto cinque risposte. E quindi o abbiamo idee poco chiare, cioè comunque certo, sicuramente abbiamo idee variegate. Tra l'altro questa risposta è stata pensata sulla base di quello che poi Gaetano aveva proposto anche nelle sue slide. Gaetano, questa diversificazione, cioè la vedi corretta, nel senso che alla fine è buono tutto, in questo senso qui dico. Allora, io non entro nel merito delle percentuali perché, diciamo, mi stimola poco un 25 piuttosto che un 30. In realtà, Certo. tutte queste risposte io le vedo plausibili Cioè, perché, tra l'altro, sono tutte buone alla fine, no? Sono le tutte vedo buone. plausibili perché, tra l'altro, in alcuni casi strettamente interconnesse, perché le rinnovabili e lo sviluppo del modello economico sono due facce di una stessa medaglia dal punto di vista anche e soprattutto dello sviluppo tecnologico. Si va un po' dappertutto verso quella direzione, mica soltanto a Cuba. Quindi è chiaro che certamente sono dei driver che anche da quelle parti sono considerati molto importanti. Se a me, diciamo, ecco, mi incuriosisce un po' il discorso della farmaceutica, che comunque sì, è un bel settore, non ho idea di quanto di Cuba, chiedo scusa il gioco di parole, questo settore a livello paese, questo sostanzialmente non ho idea. Tutto il resto ho più o meno, sono più o meno d'accordo con i numeri che sono emersi. Allora, Venera è arrivata una domanda molto precisa. Non so se qualcuno ha qualche mira particolare di nascondere qualcosa, però vi spiego perché. Viene chiesto se esiste il segreto bancario in Romania. Io non so se c'è qualcuno che ha delle mire di nascondere qualcosa. Il segreto bancario, nel senso che Boh, forse simile Svizzera, non lo so. non è come in Svizzera. Ma ora hanno cominciato a fare un po' di domande se tu vai con 10.000 euro a depositarli. Ma poi puoi dare qualsiasi risposta che vuoi. Ma nel momento in cui fai il deposito, la prima domanda che lo fanno è se i soldi provengono dagli Stati Uniti. Questa è la prima domanda. Ok. È molto importante per loro se tu hai contatti con gli Stati Uniti e se il gruzzolo è proveniente da lì. Poi all'inizio, per esempio, in Italia non puoi prelevare i soldi, non puoi chiudere un conto, tranne se vai nella filiale dove tu l'hai aperto. In Romania no. In Romania poi puoi fare tutte le operazioni bancarie che vuoi in qualsiasi banca, in qualsiasi posto.
come per esempio per votare. Tu puoi votare ovunque ti trovi sul territorio rumeno nel momento delle elezioni. Con la carta d'identità puoi votare. Ah, non devi dare lo specifico seggio come facciamo in Italia. No. No, no. Complimenti. Complimenti. Sì, perché loro ti mettono un timbro sul librettino e non puoi più votare la seconda volta, chiaro? Escamotage facile, semplice, però lì si è adottato, da noi ancora non esiste questa cosa. Se sei in vacanza da qualche altra parte, a 1.000 km di distanza in Italia, o torni indietro alla tua sede, seggio elettorale, oppure non voti, ma non hai la possibilità Ma di in realtà farlo. avremmo anche noi il protettorale da timbrare, però a quanto pare non lo usiamo. Però ti Allora, aspetti Orazio ha sempre. chiesto di intervenire, quindi Orazio, se vuoi puoi aprire il microfono e puoi fare la domanda o il commento. Aspetta che non hai ancora aperto. Vai, prova a aprire adesso. Ottimo, vai. Allora, innanzitutto volevo ringraziare per questi talk. Sono stato un tantino assente perché sono stato un po' impegnato per un importante evento che poi magari posso anche accennare. Volevo ringraziare i due relatori per le loro presentazioni. Con la Venera siamo anche un po' in contatto e siamo interessati alla Romania. Alla Romania, anche perché abbiamo avuto dei contatti con la Camera di Commercio italiana in Romania. Ma noi abbiamo anche una Camera di Commercio Svizzera-Romania, che in pratica ha una sede a Zurigo e una sede a Bucarest. Quindi potremmo sviluppare sicuramente delle opportunità. Abbiamo anche dei partner, tra cui qualche avvocato a Bucarest e anche dei partner attivi nel settore commerciale. Volevo citare ancora due cose, se posso. Probabilmente parteciperemo a una fiera che si terrà a Milano ed è MCE 2022 che si terrà dal 29 giugno al 1 luglio alla fiera di Rho, perché è molto interessante per quanto riguarda tutto tecnologie, costruzioni, eccetera. Quindi probabilmente parteciperemo a questo evento. E un altro evento che stiamo preparando è il Swiss Business Day. Swiss Business Day che si terrà il 28 luglio all'ambasciata svizzera di Kinshasa, cioè siamo nella Repubblica Democratica del Congo. Chi eventualmente Stiamo fosse spaziando. interessato, chi vuole, perché noi abbiamo i partner. Siamo partner della Camera di Commercio Svizzera Ah, Congo che ok. ha sede a Ginevra. Se qualcuno è interessato, ci scriva, ci contatti. Bene, Magari grazie. lo Cerchiamo di vediamo restare come sul cosa tema extra. Esatto, Cuba restiamo sul tema Romania Romania, dai. e Cuba. Daniele. Ho inserito anche Romania, eh? Sì, 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 sì. Bene, bene, grazie, grazie. Daniele, vai. Sì, avevo una domanda per Gaetano per quanto riguarda Cuba. Se volevo chiedergli se secondo lui il campo delle biotecnologie applicate all'agricoltura può essere un settore di interesse o se è prematuro. L'agricoltura è anche diciamo, ambiente in senso generale, quindi trattamento di acque, riforestazione. È una cosa, diciamo, troppo avanti per la condizione attuale del paese o può essere interessante? Allora, E anche facciamo, piacevoli il tema, per andare a guardiamola così. uscire. Dal mio punto di vista, a me non piace molto dire troppo avanti, perché se è troppo avanti, forse paradossalmente è meglio, nel senso che se tu vai lì con un'idea che può funzionare, soprattutto con delle tecnologie che per loro possono portare a dei vantaggi, ripeto, che possono essere la salubrità dell'ambiente piuttosto che l'arricchimento del comparto agroalimentare, perché anche loro hanno dei prodotti, le tecniche di produzione, di stoccaggio dei prodotti agroalimentari, tu trovi certamente del terreno fertile dal punto di vista del business. Se poi andiamo a impostare una cosa del genere in un'area dove, tra virgolette, trovi
una pagina bianca su cui scrivere, beh, allora io sarei nel caso tuo molto più stimolato, perché rischierei di diventare una sorta di, diciamo, primo player in questo settore di riferimento. È chiaro che abbiamo di fronte un paese che di solito, storicamente, ha rappresentato dei profili di rischio per il business straniero, e quindi dobbiamo andare con le pinze, sia dal punto di vista delle proposte che dal punto di vista della sostenibilità. Quindi, però, ecco, considerandolo un settore certamente indispensabile per lo sviluppo del paese, io lo ritengo quella una strada certamente su cui lavorare. Grazie, ti chiedo una cosa al volo. Per quanto riguarda eventualmente il sistema pagamenti, c'è il modo di lavorare con crediti documentari, farseli garantire anche da banche su terze piazze, o si è comunque fortemente esposti, diciamo, comunque a eventuali rischi? Allora, il rischio pagamento ancora oggi SACE lo tiene molto elevato, questo giusto per darci dei dati, no? Però parliamo sempre di dati che vengono aggiornati con un tempo di latenza che in questi casi è abbastanza elevato. Per cui, sotto questo aspetto, io non vi nascondo, sto mettendo mani direttamente a Cuba attraverso le procedure di accreditamento, attraverso la, diciamo, l'impostazione di alcuni canali di business, e in questo momento stiamo anche ottenendo dei feedback positivi dal punto di vista della garanzia dei pagamenti. Fermo restando che, ripeto, nel caso concreto è certamente un dato che dovremo andare a focalizzare, dovremo per esempio un focus, perché stiamo sempre parlando di Cuba, si sta aprendo adesso, questo significa che tante situazioni andranno a perfezionarsi nel corso del tempo, magari più in là, da qui a 2 mesi, ti danno una lettera di credito con 4 banche cubane invece di una, la butto lì, no? Oppure, per esempio, adesso stai facendo delle operazioni di triangolazione e che ti tengono al riparo dal rischio credito. Vogliamo continuare a farle così? Certo, si può fare. Tuttavia, è chiaro che dobbiamo aprire una finestra su quella che è la marginalità, perché sappiamo che, al pari di tutto il nuovo mondo, adesso portare un container di qua là costa un'ira di Dio, cioè non è che Cuba è fuori da queste dinamiche, quindi bisogna stare attenti anche dal punto di vista della marginalità, se certe operazioni le possiamo mettere in piedi. Tuttavia, andare a metterci mano, e io non vi nascondo che io a novembre ci vado là, perché devo andare a toccare con mano l'economia e i feedback che ricevo. Sì, però poi quello che dici è che in realtà l'economia sta muovendosi con una velocità tale che non è la stessa velocità con cui le istituzioni aggiornano il rating del paese, quindi in realtà se noi prendiamo le statistiche ci danno una fotografia che è passata rispetto a quello che sta succedendo. Assolutamente. Sì. Farei una domanda, se è possibile, su quello che è l'evoluzione digitale dei due paesi, quindi l'accesso a internet e alle strutture, all'uso del mobile, ad esempio della tecnologia da cellulare per questi due paesi. Quindi l'accesso a internet dal punto di vista delle imprese è agevole per tutti in Romania e a Cuba, l'accesso di scambi commerciali di magari piattaforme di comunicazione, potrebbe essere WhatsApp, WeChat o Facebook o altri canali social, è accessibile a tutti su questi due paesi? O ci sono delle difformità, e quanto possiamo aspettarci che le comunicazioni siano simili a quelle con cui siamo abituati noi in Italia, piuttosto che siano differenti? Come l'atteggiamento dei nostri potenziali partner su questi due paesi, su questi due aspetti, quindi comunicazione e infrastrutture? Venera e poi Gaetano. Allora, in Romania l'internet è molto sviluppato come connessione, come telefonia, come offerta di servizi di internet più sviluppato di quanto è in Italia. Esistono invece nei paesi più remoti, come i villaggi, dove non sono arrivati, come dicevo prima, con le infrastrutture, con lo sviluppo
di elettricità e hanno notato sempre in questo periodo di pandemia che i bambini non avevano nemmeno le condizioni di andare a scuola. E in questo senso il governo si è mosso e ha fatto sì che questi bambini avessero più accesso allo studio e gli hanno fornito dei tablet, l'internet ci hanno provveduto, si sono mossi un po' più rapidamente grazie a questa pandemia, se possiamo dire grazie. Ma tuttora nei villaggi esistono ancora delle carenze, nei paesi più, per esempio in montagna, forse il collegamento non sarà all'avanguardia, ma nelle città è tutto garantito ed è molto, molto più sviluppato. Le offerte sono, per esempio, con internet giga illimitato alle stelle per un prezzo di 5 euro al mese. Non ti sentiamo. Anche il costo della vita, abbiamo visto che è differente sia come retribuzione che come costo della vita. Per i prodotti autoctoni sì, si può vivere senza problemi, al ristorante si può andare, diciamo, con più calma, cioè uno straniero può andare con più calma al ristorante, uno che ha una pensione di 300 euro no, o uno stipendio buono di 680, ma se uno farà spesa con i prodotti autoctoni se la può cavare. Sì. Ma non andando al ristorante, ma un investitore straniero, una persona che ha o che può vivere lì con la pensione italiana o con uno stipendio italiano, non ha problemi. Sta bene, sì. Come sentiamo che ci sono tanti italiani che vivono in paesi esteri dove c'è un tenore della vita che gli permette di fare una vita agiata che qui magari da noi non sarebbe possibile, possiamo mettere in questa sfera di paesi anche la Romania. Un altro elemento molto importante, la pensione non viene tassata in Romania. Appena vai in pensione, la pensione la percepisci intera, perché si considera che tu hai pagato già le tasse su questi contributi per tutto il periodo lavorativo. E quando vai in pensione, la pensione è pulita. 100% di quello che è scritto sulla carta. Bene. Gaetano, infrastrutture, internet, digitale, social, come si allora, a Cuba? Diciamo questo, che se a un paese come Cuba gli togli il digitale è finito tutto, nel senso che voglio vederti andare in un hotel dove non hai il wifi a te, insomma, alla fine insomma, la vedo dura. E da quel punto di vista, secondo me, sono, dal punto di vista delle infrastrutture, si sono mossi. Certamente non c'è uno sviluppo, se vogliamo, a livello digitale come magari in altri paesi, proprio perché la chiusura, anche se vogliamo culturale, no? In alcuni settori è ancora presente, e quindi certamente non possiamo attenderci, che ne so, Uber, no? Tuttavia, anche lì il mondo sta cambiando. Per esempio, una cosa che è stata introdotta di recente, uno non se l'aspetta, però la Banca Centrale Cubana ha introdotto le criptovalute, giusto per dirvene una, no? L'ha fatto però di recente. Quindi il mondo sta cambiando, cioè il mondo sta cambiando, proprio va inteso anche in quella direzione. Cioè tante cose, io immagino una Cuba tra un anno completamente diversa rispetto all'epoca pre-pandemia. Sì, bene, bene, bene. Mi piacciono le trasformazioni ed esserci dentro anche. Abbiamo una domanda da Ada, la vuole porre direttamente Ada? Magari vuole comprare, vedere come è possibile comprare qualche azienda o qualche albergo in Romania o a Cuba. No, volevo sapere dal punto di vista immobiliare se conviene investire in Romania. Allora, per estensione estendere anche a Cuba, perché mi potrebbe essere interessante comprare una casa del genere. Sì, perché proprio questo focus oggi è molto importante, perché c'ho dei clienti proprio focalizzati su questi due paesi. Per gli investimenti immobiliari è un settore molto appetibile. Qualche anno fa, di quanto mi ricordo io, un investitore straniero non poteva detenere una proprietà
come superficie terrestre in Romania, ma l'immobile che veniva edificato sopra la superficie. Non so se è cambiata la legislazione, mi posso informare invece, ma i prezzi sono molto appetibili, lo spazio per costruire c'è, se per esempio è in un posto molto remoto si portano i tubi del gas, l'elettricità, ci sono tante possibilità e i prezzi molto, molto buoni. Grazie. Prego. Invece per un investitore, come è possibile acquistare a Cuba? È possibile per uno straniero comprare beni immobili a Cuba o è precluso? Allora, io ho parlato del settore delle costruzioni, che non va confuso col settore immobiliare. Lì bisogna andare molto con le pinze, perché in realtà questa apertura all'investimento straniero non è a 360 gradi, quindi ci sono ancora parecchie restrizioni. È vero però, tuttavia, che un investimento laddove dovesse essere ammesso dal punto di vista proprio legislativo, perché immaginatevi, se per fare un contratto di sola fornitura con un'impresa cubana io devo farmi tradurre, legalizzare e approvare il mio atto costitutivo piuttosto che il mio statuto, vita, morte, miracoli, il mio casellario giudiziale e quant'altro, non solo, non basta, devo andare lì, mi devono guardare, mi devono dare un visto da business, mi devono far entrare, far autorizzare a dialogare con la Camera di Commercio italiana là, cioè una burocrazia solo per potenzialmente firmare un contratto di fornitura di beni italiani là. Per cui intanto la burocrazia, andiamo a vedere che cosa succederà d'ora in avanti. Poi per quanto riguarda le opportunità, certamente l'investimento immobiliare da quelle parti, pensate, nell'ambito Horeca, esistono per esempio all'interno, esistono anche lì le zone franche, questa è una cosa che io non ho detto nella presentazione, esistono anche le zone franche da quelle parti, e esiste anche la possibilità della multiproprietà all'interno delle strutture turistiche, che è un business, attenzione, un business molto interessante. Lì il turismo non è solo i 4 mesi estivi da queste parti, è 12 mesi, ok? E vale lo stesso discorso che vi feci per Santo Domingo, se ve lo ricordate. Italiano che compra una casa lì, la affitta tutto l'anno, è una rendita che metà ripasta. Ok? Quindi diciamo che questo tipo di investimento in quel paese potrebbe essere anche interessante. Però attenzione, occhio alla burocrazia. Grazie. Grazie. C'è una domanda che ci è stata posta su quello che è sulla possibile entrata della Moldavia nell'UE. Se ci sono delle informazioni delle istituzioni rumene di tipo commerciale sul probabile ingresso della Moldavia nell'UE. Quindi la domanda prettamente questa è rivolta a Venera. Cosa ci puoi dire? Romania è sempre aperta nell'accogliere la Moldava indietro, perché come avevo spiegato, la Repubblica Moldava è un territorio rumeno, è un ex territorio rumeno che noi l'abbiamo pagato come prezzo per i danni di guerra all'Unione Sovietica. Abbiamo ceduto questo pezzo di terra e una parte sudica alla Bulgaria per il fatto che siamo stati coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale accanto ai nazisti. È un pezzo di territorio che noi desideriamo indietro. Cioè, questo è il mio punto di vista. Sono tanti della Repubblica Moldova che vogliono unificarsi con la Romania, ma alcuni no, perché è stata russificata e c'è la lingua ufficiale rumeno, lingua moldava, ma c'è pure il russo. Ci sono persone che sono nate lì come russi e sono filorussi, non sono filorumeni. Ma la Romania sempre ha tenuto le porte aperte, ha sempre, ha sempre agevolato i rapporti con la Moldavia, ha sempre sostenuto e aiutato la Moldavia e non credo che ora si tirerà indietro. Sarà sempre a loro fianco. Sì. Grazie Venera. C'è una domanda di Pierpaolo. Ce la vuole porre lui direttamente? Sì, volevo fare una domanda ad entrambi.
La prima, Venera, c'è una prima di fare la domanda, diciamo così, una riflessione. Tu parlavi di stipendi molto bassi. Io con la Romania ci lavoro, sto di recente a Cluj. Sarà un'isola felice, ma l'impressione che non ci siano proprio di stipendi così bassi, sia dal tipo di vita che ho visto, sia dal tipo di macchine che ho visto, e informandomi dicono che sia diventata un po' la Silicon Valley della, diciamo, della Romania. Quindi probabilmente ci sono alcune zone dove gli stipendi sono molto bassi, altri dove almeno apparentemente, meno che non si indebitino per fare la bella vita, siamo leggermente più alti. Questa è stata la mia impressione. Tu parlavi di due cose, una della puntualità, forse sono stato sfortunato io, ma mi sembra che gli orologi in Romania, insomma, ci siano più fusi orari, soprattutto per quando devono consegnarti le merci, più o meno ci si avvicina, diciamo, più o meno. E l'altro aspetto, quindi ecco, la domanda è se sono stato sfortunato io o seppure, come dappertutto, sono le persone puntuali e le persone meno puntuali. E l'altro aspetto, concordo con te sulla gentilezza e l'accoglienza, lavorando con i rumeni, gli stessi dicono che poi nel fare il business, insomma, un po' di attenzione ci voglia, perché se possono, cioè, c'è il destino per gli stranieri e il destino per i rumeni. Quindi, ecco, questa era un po' la tua domanda. Sono stato sfortunato io sugli orari, e diciamo se nel far business bisogna prendere qualche precauzione, quindi accompagnarsi sempre con qualche oriundo per avere dei trattamenti, diciamo, ottimali. Per Gaetano volevo chiedere, io sono stato a Cuba una 15 anni fa, sempre per il discorso dell'edilizia, probabilmente eravamo talmente in anticipo che ci sono state 2 settimane, la settimana abbiamo provato a lavorare, la seconda siamo andati al mare perché c'era la cosa migliore da fare, perché eravamo forse troppo in anticipo. Quello che ti chiedo è, oggi per macchinari, parlo di quei macchinari dalla betoniera a materiali di questo tipo per l'edilizia, ci sono degli spazi, e anche, diciamo, se alzandosi il target della, diciamo, del livello, da quanto ho capito, della costruzione, ci possa essere una prospettiva per io vengo dal mondo dei serramenti, per serramenti di qualità, all'epoca c'erano veramente dei serramentini che non erano industrializzabili. E l'ultimo aspetto è se, essendo loro molto vicini agli Stati Uniti, mutuano il discorso del general contractor, o seppure i contatti sono, diciamo, ancora singola impresa, singolo progettista. Queste erano le due domande. Grazie. Allora, in quel settore io ho fatto già delle verifiche preventive, proprio perché sinceramente io i miei contatti che ho lì li sento quasi quotidianamente, proprio perché abbiamo del business in essere in altri settori, ma questa rivoluzione che si sta generando nell'ultimo anno ha sostanzialmente aperto un po' il focus anche su altri settori, per cui tante cose mi vengono raccontate direi quotidianamente, per cui può darsi pure che tra una settimana ce ne sono altre di informazioni. Detto questo, nel settore di costruzioni certamente lo spazio c'è. Lo spazio c'è nella misura in cui chiaramente bisogna andare a fare un focus e uno studio approfondito, come presumo tu abbia già fatto, perché sei stato lì, al netto della settimana di vacanza. Presumo che tu, se hai nella tua area di comfort un settore, ti basta fare qualche domandina qua e là e ti rendi conto un po' dello stato dell'arte, tra parentesi. E le potenzialità però vanno comunque viste in un'ottica di continuo cambiamento. Ecco perché ritengo che sia opportuno aprire proprio una finestra su quel paese là, perché come dicevo prima, per quanto riguarda la domanda di Daniele, cioè è molto facile che c'è qualcosa che non è richiesto adesso, tra qualche mese lo possa essere. Per cui in questi casi arrivare prima significa avere un vantaggio competitivo non da poco. Questo in linea generale. Sul discorso general contratto sono fondamentalmente d'accordo, perché l'ho riscontrato, però sempre, ecco, la mia controparte non era cubana, quindi devo darti la prova del 9 che non ho.
la mia controparte era straniera con investimento a Cuba. Quindi è chiaro che se io investo là, il mio modus operandi è quello che mi porto da casa dal punto di vista proprio dell'impostazione. Tuttavia, anche lì non è sbagliato pensare che i rapporti con gli Stati Uniti abbiano inciso anche su queste dinamiche. Non è sbagliato. Bene. Rispondo io poi alle domande di Pierpaolo. La macchina in Romania rappresenta anche uno status sociale, per il fatto che dopo il comunismo, che eravamo proprio allo stremo, non avevamo proprio niente, né la macchina né cibo negli scaffali, nei supermercati. Quando si è aperto, diciamo, si è aperta la Romania, si poteva viaggiare, si potevano portare dei prodotti, in quel momento la macchina era molto importante. Poi la legge rutiera impone che nel momento in cui tu hai fatto un piccolo graffio alla macchina, la devi subito riparare con i soldi dell'assicurazione, non la puoi togliere dall'officina finché tu non l'hai riparata, altrimenti puoi essere colpevole di un incidente mortale e vieni accusato per un eventuale incidente di persona. Tutte le macchine sono nuove, la gente ci tiene a questa macchina di essere più appariscente. Gli stipendi variano in base alle regioni, ma solo quelli che lavorano nelle multinazionali si possono permettere una macchina, un macchinone. È vero che la Romania è pioniere e campione in queste macchine, ma anche per il fatto che gli imprenditori non hanno l'obbligo dello scontrino come qui in Italia. E questo gli permette di fare anche di sottofatturare, credo. Non dirlo. Non lo posso dire perché rimarrà registrato a vita. Utili sospesi. Non so esattamente come fanno, non vi posso spiegare. Facciamo finta che non lo sappiamo. E poi della puntualità, io che sono una di Bucarest, sono nata a Bucarest, i tempi del sud della Romania sono diversi del sud dell'Italia. Noi siamo molto energici e vogliamo che tutto sia già accaduto. Invece, dove ti trovi tu a Cluj, è nella parte di Ardeal, la parte del Conte di Dracula, dove la gente è molto calma, che cammina piano, è molto attenta, molto lenta, e ci sono pure delle barzellette create di proposito per loro, perché finché finiscono di parlare parte il treno. Scusami se interrompo, interessantissimo quello che stai dicendo, perché loro dicono questo di voi, quindi è un po' come l'Italia, no? C'è sempre il dualismo del nord e sud, del sud e nord, c'è in tutto il mondo. Sì, no, è la parte della Transilvania fino al nord della Romania, che sono molto calmi, molto pacati, anche quando parlano lentamente. Io quando parlo in rumeno quasi non mi capiscono per la velocità. Ma io sono del sud, di Bucarest, e abbiamo altri tempi, altre tempistiche, e noi ci teniamo tanto al puntualismo, alla puntualità, e forse per questo. Ma la macchina è uno status. Allora, ottimo, davvero grazie ancora sia a Venera che a Gaetano per i loro interventi, e grazie a tutti i partecipanti che come sempre contribuiscono ad arricchire questi appuntamenti con domande, commenti, osservazioni e anche le condivisioni di esperienze dirette. Anticipo che Gaetano ci deve salutare a istanti, quindi grazie ancora a lui e a Venera. E darei la parola al nostro caro Giuseppe Vargio, presidente, che ci dà due news veloci, insomma news appuntamenti così di questi giorni, che come sempre abbiamo un calendario, in questo periodo abbiamo un calendario di appuntamenti live veramente fittissimo. Veramente intensissimo, cercherò di essere rapidissimo, non come quelli del sud, del nord della Romania. Allora, molto rapidamente, oggi abbiamo fatto una cosa bella a Bologna con il Consiglio dei Consulenti del Lavoro, pubblicheremo poi probabilmente il video dell'intervento di Massimo, se lo troviamo. Appuntamenti, due appuntamenti molto importanti.
martedì 28 e mercoledì 29. Mercoledì 29 ad Ancona con CNA si parla del premio Sport Italia, ci fa piacere questa collaborazione col CNA regionale delle Marche. Importante da non perdere, manderemo una rammentazione anche in settimana invece, martedì la presentazione del accordo operativo con Federitali, che è molto importante, almeno è importante con quelli di noi che vogliono acquisire nuove aziende, perché Federitali è una associazione non professionale come siamo noi, ma un'associazione imprenditoriale caratterizzata da un approccio focalizzato su aziende medio-piccole e esportatrici. Quindi il target di riferimento della nostra associazione, e l'accordo implica che i nostri colleghi diventano il riferimento per le aziende Federitali che cercano export manager, insomma. Quindi parleremo di questo argomento perché è importante allargare in qualche modo la nostra operatività e dare un modo nuovo di lavorare collaborando con le associazioni. Questi due aspetti. Un terzo aspetto, ne parlavamo in apertura, no? Che riguarda invece tutti e riguarda l'evoluzione della certificazione, no? Qualcuno mi ha mandato dei risultati delle richieste, a qualcuno abbiamo risposto, stiamo procedendo, finalmente siamo in chiusura con i tempi dell'organismo di certificazione. Vi ricordo che l'organismo di certificazione non possiamo intervenire, è una roba autonoma, però stiamo lavorando per consentire da un lato i primi esami di certificazione già a settembre, si pensava anche a luglio, ma non è ragionevole farlo, uno. Dall'altro, verificare chi non ha già i requisiti di certificazione, chi ha già i requisiti per l'accesso può richiedere subito di partecipare all'esame. Chi non ce li ha, per esempio, uno dei requisiti è quello di avere 90 oppure 120 ore di formazione negli ultimi 3 anni. Non tutti di noi ce li abbiamo, per cui cercheremo di fare una modalità associativa di corsi di formazione modulari mirati per completare quel tipo di preparazione che consente l'accesso all'esame di certificazione. Oggi non so se faremo in tempo, ma domani pubblicheremo proprio sull'area riservata, c'è un'area riservata del sito, non l'area aperta del sito, c'è un'area che riguarda proprio la norma UNI. Metteremo proprio una nota esaustiva e dopodiché se riusciamo a partire con la formazione, lì è Marco che si deve rovinare le ferie, in estate partiremo con la formazione in estate. Ok, con la formazione, con questi moduli, voglio dire, che coinvolgeranno, vi ripeto, nella formazione saranno coinvolti, ci sarà anche una chiamata ai colleghi che sono disponibili a diventare docenti in questi corsi, evidentemente, perché la formazione sarà fatta sempre da colleghi esperti nei vari settori. Ok, grazie a tutti allora. Bene, sì, poi possiamo dire che in realtà il percorso di arrivare ad avere un ente certificatore e conoscere le regole che portano alla certificazione sono arrivati un po' in ritardo rispetto alle attese, non sono arrivati in maniera sincrona con l'avvio del corso, ma necessariamente i tempi della burocrazia non sono sempre tutti allineati, quindi abbiamo saputo solo di recente quali sono le regole per poter fare procedere alla certificazione, e i docenti sono stati informati di questa cosa, delle regole che verranno adottate, quindi chi vorrà chiedere informazioni potrà poi farlo. Io direi che così abbiamo visto un po' tutto, sì. Comunque davo solo una cosa, dicevo che domani alcuni di noi saranno all'assemblea di Assoreti PMI e quindi... Ah, sì. Domani c'è anche Assoreti PMI, anche quello, sì. Grazie Giovanni, ho dimenticato anche quello. Figurati, quindi se qualcuno domani... Vedo qualcuno che fa così con la testa, se qualcuno domani ha il programma di essere qui a Modena, occasione per vedersi.
Benissimo, benissimo. Beh, abbiamo stretto un bel po' di collaborazione come associazione tra, con soggetti diversi, no? Quindi H2Bits, il Feder Italy, cioè, possiamo essere abbastanza soddisfatti di questa rete che si sta ampliando di conoscenze, di relazioni, quindi assolutamente sì, non solo professionisti ma anche imprese. Bene. Grazie a tutti. Ciao a tutti, buon fine settimana. Grazie a voi.